Ci troviamo nella galleria della dottoressa Salamon a Torino e stiamo vedendo uno dei pezzi più importanti della sua ricca collezione riguardante la grafica giapponese, che l'ha resa famosa in tutta la città per anche la sua cultura, la sua vasta esperienza, la capacità attraverso dei cataloghi molto dettagliati e una conoscenza molto ricca delle tecniche di realizzare l'obiettivo di diffondere un'arte certo non facile, certo complessa, ostacolata anche dalla lingua e dal numero di repertori in circolazione nell'ambito occidentale. In questo caso abbiamo un'opera di Hiroshige Utagawa I, artista che ovviamente verrà classificato nel periodo Edo, nato nel 1797 e morto nel 1858. Quest'opera è intitolata Provincia di Hyuga, Porto di Aburatsu, Obi-Oshima, e risale al 1856, ovvero sia due anni prima della morte del maestro. Spesso si suole raffigurare e catalogare la xilografia giapponese di Hiroshige, ma anche di Hokusai, in 1 e 2, e si reputa che questa possibilità sia dovuta al fatto che con il numero 2 si indica un allievo promettente e molto in vista presso la scuola del maestro, che continua, magari successivamente al suo operato, creando delle stampe di alto valore espressivo ed estetico. Si tratta di una xilografia a colori firmata in lastra Hiroshige Itsu, e c'è anche l'editore. L'editore quindi è indicato in alto sulla destra come Koshimuraya Eisuke. Si tratta di una xilografia. Come possiamo notare, Hiroshige non conosce la prospettiva occidentale brunelleschiana e albertiana, bensì quella isometrica. È difficile spiegare l'isometria, ma vale come riferimento probabilmente alla percezione visiva del giapponese, che non riesce, non vuole collocare gli oggetti in una distanza progressiva e quindi ha delle grandezze inversamente proporzionali. In pratica i valori sono riportati tutti sullo stesso piano, ma con degli stacchi, con delle pause, come se ci fossero delle pause metriche in cui chiaramente non è possibile architettare e congegnare una veduta disciplinando l'occhio. Le distanze indicano delle mancate crasi, delle mancate corrispondenze. D'altro canto è altresì importante che in questo artista il paesaggio abbia un eco descrittivo molto preciso degli alberi, delle case, case che richiamano le antiche abitazioni del Giappone, poi ci sono le colline e i picchi rocciosi e messe a dimora due navi che sono delle navi come adatte alla pesca. Il tutto viene chiuso come in una specie di golfo. Ma quello che più interessa, al di là di questo valore che per esempio attrae Claude Monet, attrae Vincent van Gogh e che diciamo proprio su istigazione di Hiroshige e di Kitikawa Hokusai dimenticano spesso il valore della prospettiva per avventurarsi in un modo molto più, episodico nella percezione dell'ambiente, è la tecnica xilografia. La xilografia è una tecnica di incisione su legno, su più legni e su una carta molto molto sottile, ma non, come assicura la signorina Salamon, fragile come si pensa, perché in realtà è una carta di normale entità e di normale conservazione. Dunque, in questo senso si può mantenere nell'aspetto iniziale senza grosse difficoltà. I legni sono ovviamente di materiale non duro, vengono incisi a rilievo
e poi vengono appoggiati sulla carta in modo che ci siano delle corrispondenze perfette. Queste corrispondenze perfette si trovano, per esempio, nello scafo, nella chiglia e negli alberi delle barche, così come si trovano nelle ombreggiature date dalla costa e dai promontori rocciosi che si riflettono sull'acqua, pagine di una grande difficoltà. Ovviamente si possono trovare anche tracce delle venature del legno che danno prima di tutto l'idea su quale legno venga inciso e secondo quanto siano originarie le incisioni. Più si mantiene questa venatura, che non è un difetto ma un pregio, più l'incisione appare prioritaria rispetto agli sviluppi successivi al numero di tiratura. Questo serve quando si va a catalogare l'opera, perché andando sui cataloghi delle collezioni più importanti che sono negli Stati Uniti, si riesce a confrontare i singoli dettagli, i singoli fragmenta, e quindi a parametrarli con l'incisione che viene custodita dal collezionista, in modo da rilevare, lo stato di falsità o di invece originalità dell'opera stessa. Una volta che il legno viene gommato, viene poi passato, con dei colori che sono vivaci, colori che sono vividi, e la parte laterale, del foglio viene, come dire, assicurata, come tenuta da una spatola o da una spazzola che fa sì che il colore venga affrontato e conservato nella misura maggiore possibile. Chiaramente si tratta sempre di tirature molto limitate. Questo fa sì che ci sia il fascino del Giappone per gli occidentali, per esempio per Claude Monet, per esempio per Vincent van Gogh, ma addirittura fino alle incisioni e alla pittura di Ernst Ludwig Kirchner nell'espressionismo tedesco. Si mantiene viva questa idea della grafica dell'Estremo Oriente. E il problema è che questi artisti, per loro fortuna, poi interpreta senza una conoscenza diretta di quelli che sono i mondi, le culture, le mitologie, le cerimonie religiose, le cerimonie sociali, il culto del Tenno, del Mikado, la vita dei villaggi. Quindi c'è una conoscenza del Giappone che è puramente, direi, formale, estetica, tecnica, ma non certo, anche a causa della osticità della lingua, possibile da confrontarsi in modo culturalmente adeguato. Durante la visita alla galleria della dottoressa Salamon ho portato anche uno stagista, Luca Martinenghi, che è interessato allo studio storico e poi anche allo studio storico dell'arte e che adesso rilascerà una sua impressione nella visita di queste incisioni giapponesi e sia di Hiroshige sia di Hokusai, che non vengono qui mostrate perché il video si vuole polarizzare e concentrare per non creare, diciamo, delle affrettate considerazioni da parte di coloro che lo consulteranno. La parola al signor Martinenghi. La cosa che subito mi ha colpito di queste stampe giapponesi è stata proprio la tecnica della xilografia e in particolare come gli artisti siano riusciti a dare le varie sfumature di naturalità di colore, come ad esempio il blu. E soprattutto si siano focalizzati anche sui particolari. Ad esempio, in questa stampa si vede come all'interno delle abitazioni giapponesi vi siano piccole, ovviamente in piccole proporzioni, figure di giapponesi che svolgono azioni di vita quotidiana. E un'altra cosa che mi ha colpito è soprattutto il fatto che la resa di questi paesaggi richiama alla mia mente sin da subito l'impressionismo, in particolare l'impressionismo di Van Gogh o di artisti francesi. Per quanto riguarda invece la prospettiva, noto che comunque la prospettiva delle opere occidentali, quindi la prospettiva brunelleschiana, inventata veramente da Invegno, quindi reintrodotta Brunelleschi nel XV secolo,
nel XV secolo, viene adottata parzialmente dai giapponesi, che si focalizzano invece su una prospettiva più approssimativa, per l'appunto. E per quanto riguarda l'ultimo commento che voglio fare, è un commento sulle imbarcazioni. Le imbarcazioni, per diciamo la sottigliezza dell'albero maestro, a mio avviso sono una delle parti più difficili da rendere con la xilografia, anche perché si rischia di uscire dal margine, appunto, di questi alberi maestri. E quindi, proprio per questo, io che di arte giapponese ne sapevo ben poco, sono rimasto affascinato. Una domanda che volevo fare è questa. Stampa multiplo. Multiplo passa quindi per, come avrebbe detto Walter Benjamin nell'epoca d'arte nella riproducibilità tecnica, perdita dell'aura, perdita di quell'alone di sacralità e di irreplicabilità che un'opera d'arte deve avere. È giusta secondo te questa considerazione che fa Walter Benjamin sull'opera d'arte, che tecnicamente riproducibile perda quell'alone di mistero, di genialità e di irripetibilità, oppure nelle stampe c'è l'attributo sicuro di opera d'arte? Secondo me c'è l'attributo sicuro di opera d'arte. Infatti, quando ho visto per la prima volta queste stampe, ho subito pensato nella mia testa che in realtà non fossero delle semplici stampe, ma delle vere e proprie opere d'arte, seppur di un'arte completamente diversa dalla nostra occidentale per alcuni tratti, e soprattutto per la tecnica con cui vengono poi appunto svolte. Ma secondo me, esattamente come vi è un'arte africana o ad esempio un'arte europea, anche questa è un'arte orientale, un'arte giapponese, con la sua identità e con le sue caratteristiche. Ok, grazie mille. Sicuramente l'opera d'arte riproducibile è un'opera d'arte, come lo sono la ceramica, come sono sicuramente le oreficerie.